Per la giornata internazionale dell'alimentazione anche in Farnesina lanciamo un'iniziativa che è appunto Mangia Sano Vivi Meglio Sostieni l'Ambiente, dove appunto alla mensa della Farnesina che abbiamo già reso plastic free come tutto il palazzo d'altronde, introduciamo dei concetti legati più alla parte nutrizionale, quindi all'esigenza di fare una vita sana che, se la guardiamo anche dal punto di vista dello Stato, porta anche a un miglior rapporto con la sanità, a un miglior beneficio da parte di tutti i cittadini e sicuramente a delle abitudini alimentari migliori, portano a una vita migliore, questo è in dubbio. È importante anche dire una cosa, se in un'epoca in cui si parla tanto di riduzione dei consumi, ad esempio delle plastiche monouso e anche appunto di salute, ma non si parla mai in termini di come favoriamo questo, non tanto con la classica logica punitiva, ma con un cambio culturale di consapevolezza. Abbatteremo e ridurremo davvero gli sprechi, ad esempio legati ai rifiuti, quando capiremo che è la catena del rifiuto che va eliminata, quindi non crearlo. Miglioreremo la vita degli italiani quando daremo ai genitori e ai figli una consapevolezza alimentare con quello che c'è dietro ogni cibo, ogni pasto che consumano ogni giorno, e non tanto in ottica appunto punitiva ma culturale. Questo è un percorso che portiamo avanti in Farnesina, abbiamo già tante iniziative legate appunto a questo Farnesina Verde, dal favorire l'utilizzo delle scale, pannelli solari, al progetto che c'è di rifacimento del palazzo per renderlo più diciamo sostenibile dal punto di vista anche delle temperature e dell'utilizzo dei riscaldamenti, efficientemente energetico e quant'altro. Quindi un passo concreto che l'amministrazione fa per dare anche un segnale a tutto il resto del paese.